È il derby di ritorno, è il derby della settima giornata di domenica 16 marzo. 0-0 il risultato, 0-0 il risultato, squadre che si combattono a viso aperto, attacca il Genoa, pronti il tiro di Russo che va alto sopra la traversa, risultato ancora 0-0, tacchi sulla sinistra che manovra, mette al centro, sbaglia con la difesa sandoriana, prende Gorini, sinistro gol 1-0, Gorini guardiamolo, Ale dentro questa palla, nulla da fare per Garella, Genoa in vantaggio 1-0, 1-0. E parte la Sampdoria pronto a recuperare, Capitan Orlandi in manovra, Capitan Orlandi si è preso il cross, bellissimo per Sartori, gol, Sartori di testa, eccolo, vediamolo Sartori, bello sulla sinistra di Girardi, la palla che si spegne, euforia in campo blu cerchiato, Sampdoria che pareggia 1-1, si riprende a giocare, Sampdoria galvanizzata per aver ottenuto il parità che si porta ancora in avanti, manovra la Sampdoria, alto questo tiro, risponde il Genoa con questa punizione, fuori bersaglio ancora, sbaglia il Genoa, sbaglia la Sampdoria, sempre 1-1, occasioni che si sciupano da ambo le parti, Genoa ancora in attacco, De Giovanni in avanti, il suo tiro alto, bravo, bene Garella che svetta decisamente e butta in corner, bravissimo Garella nel neutralizzare questa palla, insiste il Genoa alla ricerca del vantaggio, di testa, eccolo lì, ecco Giovanelli che mette il gol 2-1, c'è il vantaggio, Giovanelli che sfrutta questo passaggio dalla destra e porta il Genoa ancora in parità, in vantaggio 2-1, vince il Genoa, vinceva il Genoa perché Genzano ha pareggiato 2-2 con questo gol di Genzano, guardiamolo di sinistro, che sberla per Genzano, punizione, Orlandi batte, prende Roselli, gol, va questo calcio di punizione, la Sampdoria trova il terzo gol, 3-2 per la Sampdoria, Sampdoria che prima perde 1-0, poi pareggia 1-1, 2-1 in vantaggio il Genova, 2-2 il Genova, la Sampdoria con il gol di Genzano e poi il gol di Roselli che assegna alla Sampdoria il derby del giorno di ritorno di domenica 16 marzo.